Buongiorno a tutti, sono Massimo Madama e assieme alla mia famiglia conduciamo questo piccolo angolo di paradiso che è il Mornico Losana e il Feudonico. Feudonico condotto sempre dalla nostra famiglia, famiglia Madama. Quella, la frazione che vedete là in fondo è a casa Madama, cognome storico del nostro comune. Noi siamo qui, come vi dicevo, da 8 generazioni, dal 1825. Inizialmente eravamo all'interno della parte storica del comune di Mornico, è dall'83, siamo qui in via San Rocco, siamo un po' decentrati rispetto al comune per poter fare la parte della cantina di Cantina Nuova, poi ampliata nel 1998 insieme al ristorante, e qui abbiamo il nostro corpo aziendale. Su questa bellissima valle esposta totalmente a sud il nostro versante, è un po' atipica come valle. Solitamente tutte le valli dell'Oltre Po partono dall'Appennino, dall'Alto Appennino, e scendono al Po, quindi la Valle Coppa, la Valle Scuro Passo e la Val Versa. Questa valle, la Valle Verzata, è un po' particolare perché ha un'esposizione sud, nord-sud, e nonostante questo è molto ampia, quindi tanto sole, diversi tipi di terreno. Come sapete, il bello dell'Oltrepò è la varietà di terreni che noi possiamo trovare, e un microclima ideale per le uve bianche, il Riesling, in alcuni terreni per il pino nero e per le olive, che adesso andremo a vedere. Benvenuti nel nostro uliveto. Questo è il primo uliveto non amatoriale, quindi professionale dell'Oltrepò Pavese. Sono circa 180 piante divise in tre cultivar: Pendolino, Leccino e Casaliva. E da qui abbiamo il nostro olio Brico degli Spiaggi. Tutto da assaggiare, delicatissimo, carciofo, foglie di pomodoro, delicato, 0,18 d'acidità, veramente top. Allora, l'azienda si sviluppa su circa 12 ettari, una parte ad uliveto come abbiamo visto, circa un ettaro, e poi in due grossi blocchi, uno dalla parte spiaggi, la parte castello, quindi tutta la vigna storica. Poi abbiamo in parte nella vigna Ronchi, che è proprio di fronte a noi, Riesling Renano, assolutamente, siamo andati a prendere una vena di gesso dall'altra parte del comune di Mornico, e qui invece, vi dicevo, siamo nella vigna Castello, il cuore della nostra azienda. Abbiamo scelto di avere un'azienda non a corpo ma ben divisa sul nostro comune per avere tanti piccoli crew all'interno dei nostri vigneti, dove poi in cantina riusciamo a fare dei tagli, dei blend tra le varie vigne. Vigna Castello è, come vi dicevo, la vigna storica, la vigna che la mia famiglia ha da 8 generazioni. È divisa in due pezzi, la vigna Castello, la parte grossa, e proprio al di sotto del Castello Lorini abbiamo la vigna Orti del Castello. Lì c'è una parte del pino nero che va nel nostro Maria Antonietta, e qui invece abbiamo tutta la Bonarda Vigna Castello, che va a fare la nostra Bonarda Ferma, uno dei nostri prodotti di punta. Sto batonando della Bonarda. Questa è una piccola parte di Bonarda della nostra Vigna Castello, che fa barricca. Come vi dicevo prima, avendo diverse tipologie di terreno, riusciamo a mescolarle poi dopo, a fare questi tagli dopo in cantina. E per 8 mesi una parte fa legno piccolo, quindi barrica, su diversi tipi di legno, dal legno americano a legno francese, a rovere francese, con diverse tostature. Una parte, così al pari del Merlot, passa in piccoli tonneau da 10 ettolitri. Poi andiamo ad assemblare insieme alla parte che è maturata in acciaio, viene stabilizzato a freddo per la stabilità tartarica, e poi imbottigliato tutto all'interno dell'azienda. Sono andato a controllare le basi spumanti.
Questa è la parcella che utilizziamo di vendemmia per raffreddare le uve, quindi tutte le uve bianche vengono raccolte, messe nelle cassette, imbancalate, poi messe all'interno e portate a 2 gradi. In questo modo noi pressiamo l'uva già fredda e ci aiuta molto nelle fasi di chierifica, nelle fasi di lavorazione precedenti alla fermentazione. Durante l'anno poi la riempiamo di botti e all'interno mettiamo tutti i nostri bianchi, teniamo la temperatura sotto gli 8 gradi per non far fare la manolattica, così abbiamo più longevità e più freschezza in tutti i nostri bianchi. E adesso, solo per le selezioni, apriremo il forziere e vediamo cosa c'è all'interno. Il prodotto più prezioso dell'azienda, l'olio extravergine d'oliva Brico degli Spiaggi. È un po' la nostra gemma e lo conserviamo appunto all'interno di una cassaforte per far capire il valore che può avere l'olio nella cultura italiana. Mi hai chiesto il mio sogno lo sto vivendo tutti i giorni. Io ho lavorato poco nella mia vita perché tutti i giorni mi alzo la mattina e faccio la cosa che mi piace di più, creare, è la mia arte. L'arte che mi ha insegnato mio papà, che gli ha insegnato suo papà. È una cosa fantastica. Mi ritengo molto fortunato perché ho questa passione che mi hanno tramandato e che avrò l'opportunità di poter portare avanti e di mettere qualcosa del mio, di poter lasciare qualcosa nel mondo che sia mio. Dei buoni vini coltivati in una terra fantastica, con un potenziale enorme, veramente, e che voglio aiutare a contribuire a diventare una delle zone viticole d'Italia veramente più importanti e più conosciute al mondo. Cinque.